Buonasera a tutti, siamo a Scansano Ionico davanti ai seggi elettorali, sono le ore 15:35, Scansano Ionico ha il nuovo sindaco, Pasquale Cariello. Scanzano, che finalmente abbiamo liberato Scanzano dai Scanzano finalmente è libera, la carta vincente delle tue elezioni. Qual è stata la carta vincente? Programma elettorale, semplicità e umiltà, questa è stata la nostra ricetta e questa sarà la nostra amministrazione. Noi saremo l'amministrazione, prima di tutto, degli avversari che si sono messi tutti contro di me. Un anno fa, più o meno, stessa intervista, Pasquale Cariello, sindaco di Scansano Ionico. Dopo 7 mesi, la crisi. Oggi questo nuovo successo. Sarà la stabilità, da 5 anni questa amministrazione. Se c'è stato successo, se c'è stato successo è perché noi abbiamo lavorato per Scanzano. Se c'è stato successo è perché tutti si sono messi contro di noi, perché noi siamo stati dei bravi amministratori. Oggi è il giorno della liberazione. Hai risposto però alla mia domanda, durerà 5 anni questa amministrazione? 10 anni durerà, 10 anni durerà questo video. 5, 10! Ultima domanda, un pensiero al tuo avversario, il candidato della lista, siamo Scanzano al centro, Nicola Mangialardi. Allora, più di un pensiero, il primo è che ha fatto a me imparare l'inglese, quindi game is over! E il secondo pensiero è questo, spero di averti all'opposizione e non a Roma! Da Scanzano Ionico è veramente tutto, dovete capire l'entusiasmo, però c'è assai attorno a Pasquale Cariello. Arrivederci a tutti. Mangialardi è già sull'aereo.